Ok, quanto è intelligente violare l'embargo su un prodotto e farci un bel video? Perché Saditech ha recentemente bruciato per ben più di una settimana l'embargo sulle nuove CPU AMD? Che cosa rischia? Ha veramente commesso un reato? Quindi ha veramente violato un embargo? È un eroe o è un... Ditelo voi. È arrivato il momento di andare a fondo di questo argomento e capire quanto sia furba o sia stupida una mossa del genere che oggi ha fatto Saditech. Mi dispiace. Ieri qualcun altro e probabilmente domani accadrà ancora. Facciamola molto breve. Saditech è uscito con un video in cui ha fatto una recensione gaming del nuovo processore AMD, di uno dei nuovi processori AMD sotto embargo, risultando il primo canale YouTube al mondo a parlare del processore ed è anche stato ripreso da molte testate anche a livello internazionale. Quindi di fatto c'è stata quella che molti considerano la violazione di un embargo per, questo lo aggiungo io, trarre un profitto personale, no? Chiaramente che si traduce in una visibilità del canale. E la cosa peggiore è che alcuni utenti sotto quel video sembrano abbiano ritenuto questa mossa come una vittoria da parte dello youtuber perché è il primo al mondo. Ma non è così. A me sinceramente di mettere sul patibolo una persona poco interessa, ma quando una persona si espone con una mossa del genere deve essere pronta a subirne le conseguenze. Quindi voglio mettere in risalto alcune cose che dovrebbero farvi riflettere. Apro una parentesi e la chiudo velocemente. Purtroppo è successo con Saditech, quindi adesso è al centro, come dire, no, di questa questione, però succede anche con altre persone, quindi è normale che io adesso prendi, come dire, questa cosa che è successa come esempio per raccontare tutto quello che vi dirò. Non voglio accanirmi contro la persona stessa, tenetelo assolutamente in considerazione, ma come ho detto poco fa, quando qualcuno fa determinate mosse, siano personaggio pubblico come lo sono io, chiaramente deve essere pronto a subirne le conseguenze. E intanto voglio bloccare subito le male lingue, perché sicuro ci sarà qualcuno che dirà: ah, te e gli altri youtuber, le testate, siete invidiosi perché lui ha avuto questi prodotti ed è uscito prima di tutti voi, bla bla bla. No, sono 20 anni che ho in mano prodotti prima dell'uscita e avrei potuto fare cose del genere costantemente. Così io, ma così tutte le testate, tutti gli youtuber tech e non al mondo. Ma c'è un certo rispetto intellettuale che non me l'ha mai fatto fare. Detto questo, quindi, perché Saditech l'ha fatto? Ecco, beh, io credo che semplicemente abbia voluto fare il furbo e sfruttare questa occasione per un pizzico di celebrità e magari sperando di dare un bel boost al canale. Primo al mondo a parlare di un prodotto ripreso dalle testate internazionali, che figo! No, non lo è. Per quello che mi riguarda è semplicemente una mossa stupida. Per la cronaca, questo video è stato registrato il giorno dopo l'uscita del video, no? Possibile che nel frattempo siano successe altre cose, no? Quindi siano usciti altri video, magari ha tolto quel video, non lo so, magari ha messo dei commenti, quindi chiaramente io devo cristallizzare la situazione in questo momento. Tutto quello che è successo dopo chiaramente non posso saperlo, ma quello che è già successo, quindi è storia del passato, quindi è storicità, è sufficiente per portarmi a raccontarvi tutte le cose che vi sto dicendo. Non è stata una mossa furba, dicevo, perché dovremmo chiederci: qual è lo scopo di essere su YouTube e fare video per YouTube? Beh, nel mio caso lo sapete, per me è fare divulgazione. Io tratto di argomenti più o meno interessanti che fanno più o meno visualizzazioni, perché il mio scopo finale è quello di educare, aiutare, facilitare la comprensione della tecnologia principalmente e dei vari argomenti correlati. Come me ci sono tanti YouTuber e poi ci sono quelli che vogliono fare intrattenimento, quelli che vogliono condividere la propria vita, le proprie esperienze personali. E poi, secondo me, ci sono quelli che invece vogliono unicamente fare visualizzazioni. Per quale motivo altrimenti fare una mossa del genere? Soprattutto facendo un video che poi è anche abbastanza impreciso sotto diversi aspetti, probabilmente fatto in fretta, no? Anzi, probabilmente l'idea iniziale, adesso non so se succederà, era fare più video, cercare di massimizzare le prestazioni. È chiaro che non è un progetto di divulgazione, non è un progetto di informazione, ma è solo un tentativo di dare un boost al canale. E se accadrà che per qualche motivo si vorrà dire che no, non è così,
ho voluto fare un video di informazione. Non ci crederò mai. Ma a parte questo, è sbagliato fare una cosa del genere? Cioè, non parlo della violazione chiaramente dell'embargo, ma parlo del avere una strategia su YouTube di massimizzazione delle view e basta. Forse no, ma forse sì, non lo so. In ogni caso non è il tipo di persona, il tipo di canale che voglio seguire, di cui posso avere stima, perché è un mero strumento commerciale, così è come lo vedo io. E comunque lo sappiamo che la strategia, insomma, no, è più o meno sempre stata quella, perché da sempre ci sono stati video AMD fa schifo, Intel fa schifo, qualcuno fa sempre schifo, insomma contenuti populisti e altisonanti per catalizzare view, ma di cui a livello di contenuto, e qua ribadisco, questa è la mia opinione, c'è sempre veramente poco o nulla. Ma chiudo mettendo in mostra, perché devo farlo, un esempio del comportamento della persona. Un semplice esempio. Qui vedete uno screenshot in cui un utente sotto quel video chiede: ma hai violato l'embargo? E la sua risposta, molto spocchiosa, è stata: sì, denunciami. E poi si va avanti e risponde a un altro commento e dice: no, ma in realtà non so se c'è un embargo su questo prodotto. Dai, insomma, dai, non si fa. NDA è l'acronimo di Non Disclosure Agreement ed è un contratto a tutti gli effetti che si stipula tra due parti in cui si concorda di entrare in possesso di determinate informazioni, ma che tali informazioni non possono essere divulgate prima di un determinato momento, una determinata data. È qualcosa di estremamente comune nell'industria, in tutte le industrie. Personalmente nella mia carriera avrò firmato migliaia di NDA, lo fanno tutti. C'è da dire che nello specifico un NDA vieta la divulgazione di informazioni che non sono ancora pubbliche e ovviamente mette al sicuro informazioni che si acquisiscono dopo la firma dell'NDA stesso. Quindi se io so qualcosa prima della firma dell'NDA, come dire, quelle informazioni non possono essere segretate. Questo però è una definizione, come dire, un po' in generale, perché è possibile che poi alcuni contratti di NDA abbiano clausole estremamente specifiche e ad esempio possono, non so, bloccare la possibilità di divulgare informazioni anche se queste nel frattempo vengono rivelate da qualche altra fonte o cose di questo genere. Ma insomma, tutto questo in termini generali. Ora, a parte la pantomima che ho mostrato nei commenti e che poi mi dicono proprio poco prima di registrare questo video che è stato pubblicato anche un altro commento in cui lui dice che non ha firmato niente, quindi non ha violato nessun NDA. E quindi chiediamoci, quindi Saddet che ha veramente violato un NDA? No, appunto, se consideriamo la firma di un documento, perché, ripeto, l'ha detto anche lui, ma comunque Saddet non ha firmato nessun documento. Ma questo è sufficiente per dire che non c'è stata una violazione? Vediamo che cosa significa tutto ciò dal punto di vista legale. Io sono abbastanza sicuro che la persona stessa non abbia firmato un foglio, non abbia firmato un NDA, ma tant'è che ha ricevuto chiaramente un prodotto da parte di un, credo in questo momento, un rivenditore che è soggetto ovviamente alla non distribuzione dei prodotti fino a una determinata data, no? Quindi questa è la situazione. Io rivenditore ho dato un prodotto a la tal persona prima dell'uscita, prima della scadenza dell'NDA che molta altra gente ha firmato, io ho parlato del prodotto, ho fatto vedere il prodotto. Quindi in questa visione la responsabilità dove ricade? Nel caso la persona, lo youtuber stesso, può avere delle responsabilità o lui dice: tanto io, come dicevi prima tu, non ho firmato niente, chi me ne frega, chi se ne frega, io parlo. Allora, qui per saperlo, magari in caso di specie, bisognerebbe sapere il rapporto che c'è stato tra il distributore che poi ha dato magari allo youtuber, all'influencer di turno, quel tipo di prodotto che era sottoposto a NDA. Qui abbiamo due possibilità: o diciamo l'influencer ha ricevuto le informazioni senza nessun tipo di raccomandazione e quindi lui non avendo nessun obbligo contrattuale si è preso la responsabilità di fare magari una
un breach di informazioni, ecco, questo primo evento, questo primo elemento di per sé va a scagionare l'influencer da tutto il rapporto cosiddetto convenzionale. Se fosse stata una cosa molto piccola avrei potuto dire ma io non lo sapevo, è finita lì. Nel caso però di specie bisogna capire se quell'influencer tecnicamente sapeva che quel prodotto, se era in malafede, cioè se sapeva che stava facendo qualche cosa che l'azienda produttrice non voleva farlo, perché in questo caso ci potrebbe essere ugualmente una responsabilità che non è di natura, diciamo, tecnicamente contrattuale, perché non ha firmato un contratto, ma era di natura extracontrattuale, cioè tu sapevi che questo informazione è stato a poche persone, hai trovato quell'informazione lì e l'hai resa pubblica. Ecco, e quindi anche da questo punto di vista potrebbe esporsi dal punto di vista tecnico-giuridico. Si farebbe tutta più fatica, ma comunque ci potrebbe essere perfino questo aspetto. Diverso invece è l'aspetto del rivenditore, che quello sicuramente, se l'ha consegnato per soldi, gratuitamente o per amicizia o per altri aspetti, avrebbe dovuto tutelarsi e dire guarda, te lo do, però mi raccomando non ne parlare. E lì la gravità è piena, cioè lì la responsabilità è sicuramente piena. Il non aver firmato qualcosa non è la garanzia che tu possa essere tranquillo. Se addirittura lo youtuber avesse ricevuto da chi gli ha distribuito l'impegno di dire non ti faccio firmare nulla, però mi raccomando oralmente, anche per iscritto, per WhatsApp, non tieni il segreto fino al giorno X, ecco, già quel aver mancato quell'impegno ci potrebbe essere una responsabilità in qualche modo che va poi a nella filiera di diritti, no, di manleve, potrebbe renderlo poi responsabile, perché se la casa madre potrebbe attaccare il distributore potrebbe chiamare in manleva il soggetto che comunque, pur se non ha firmato nulla, è stato avvisato di questa cosa. Bene, quindi ricapitolando, dire cose del tipo non ho firmato niente, quindi faccio quel cavolo che voglio, è un ragionamento che non funziona. Io ovviamente non sono in questo caso avvocato, giudice o altro, quindi non accuso nessuno, ma a me sembra che siamo davanti all'atto pratico, una violazione, ed è punibile. Se poi non succede nulla, e lo spero per lui, va bene, ma inneggiare, premiare quello che di fatto è un comportamento non professionale che potrebbe tendere all'illegale, mi dispiace, ma non è una bella cosa ed è assolutamente un cattivo esempio che non deve essere seguito e non deve essere, mi ripeto, premiato. Intanto, Saditech non ha ricevuto il processore da AMD, nonostante all'inizio del video dica parole come AMD, se la prossima volta oltre al processore ci dai anche delle slide o magari anche un BIOS, una motherboard, insomma, che faccia subito quello che deve fare, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, è chiaro che questo comportamento suggerisce che quei processori siano stati mandati da AMD. Menzogna. Lo so perché con AMD ci parlo e lo so che non gli è arrivato nulla da AMD. In un fotogramma del video si vede una scatola da cui toglie il processore. Su quella scatola c'è un logo che ho riconosciuto. È il logo di Runner, che è un distributore di materiale informatico tra le varie cose. Quello che io chiaramente ho fatto è sentire subito Runner per capire cosa fosse successo, no? Cosa fosse andato storto. La risposta di Runner in questo momento in cui io sto registrando il video non è ancora arrivata, nel senso che ho sentito una persona, stava ovviamente cercando di capire cosa fosse successo, però inizialmente quella persona mi ha detto, si sono ritenuti, sono distaccati dalla situazione perché ha detto noi non mandiamo processori a persone, no, e via discorrendo, a youtuber o altro. Quindi sembra suggerire che sia stato mandato da un rivenditore, perché Runner è il distributore che dà ai rivenditori, poi il rivenditore chiaramente ha persone come noi, no? Chiaramente vendono, quindi non posso dire chiaramente che una parte della colpa arriva da questo distributore, ma di certo c'è stata una violazione nella catena di approvvigionamento dei vari processori. Ho promesso ovviamente a Runner che nel momento in cui ci fosse stato uno statement ufficiale l'avrei scritto qui sotto, chiaramente sotto al video, nella descrizione, per chiaramente diritto di replica che è sacrosanto. Quindi nel caso guardate qua sotto per vedere se c'è stata questa dichiarazione da parte loro. Mentre ero in fase di montaggio del video ho ricevuto una risposta da parte di Runner, che non farò vedere questo video. Non mi interessa farla vedere, da cui c'è una sorta di ammissione di colpa dell'aver inviato questo prodotto, ovviamente. Apprezzo il fatto che comunque ci sia stata, come dire, no, una ammissione di colpa, nel senso è stato fatto un errore, ci dispiace che sia stato fatto un errore, per l'amor di Dio, capita,
assolutamente, cioè non sono qua a mettere in croce assolutamente nessuno. Avrei usato toni differenti nella mail, evitando determinate allusioni, ma questi sono fatti miei, come dire, nel caso, non sono cose che interessano a voi. Io faccio il mio lavoro e il mio lavoro da giornalista prevede chiaramente che io faccia indaghi su queste cose, chiaramente approfondisca gli argomenti e perché sono informazioni che ritengo importanti per quanto riguarda l'industria e per quanto riguarda il pubblico. E per questo motivo vi sto dicendo queste cose. Non è chiaro assolutamente in questo momento, perché non si vince chiaramente dalla mail, se c'è una colpa diretta o è colpa di un rivenditore, ok? Perché ricordiamo, distributore, rivenditore e utente finale, quindi non è chiaro se sia stato mandato direttamente dal distributore o dal rivenditore, non si vince, quindi non lo so, non mi interessa nemmeno approfondire questa cosa. In ogni caso, ecco, queste le ultime informazioni per quanto riguarda questa parte della vicenda. Quando si fa un determinato lavoro, ci sono dei comportamenti, c'è un'etichetta, c'è un codice non scritto che dovrebbe essere seguito. Perché io stesso spesso sono in possesso di informazioni, che però decido di non divulgare, anche se non ho firmato alcun documento. Ho fatto due chiacchiere su questa storia con Paolo Corsini di Hardware Upgrade, che è in questa industria da anche più tempo di me, perché volevo condividere con voi cosa significa fare questo lavoro e cosa significa farlo nella maniera professionale. Quanto è giusto, quanto è sbagliato, quanto non si dovrebbe violare gli NDA, anche forse per una questione morale, di professionalità, anche se non l'hai firmato fisicamente un foglio. A me spesso nella mia carriera, come credo sia capitato a tanti, ci sono gli NDA informali. Quante volte ho chiacchierato con persone che mi hanno raccontato cose utili nel mio lavoro, che però la buona cosa restassero nella mia mente, non finissero nelle mie mani e quindi ci digitassi sopra. Quindi gli NDA sì, ci sono sulla carta e vanno rispettati. E poi c'è quel rapporto di fiducia, di relazione reciproca, che potresti vedere come un NDA, non sulla carta ma nell'aria, che è forse da rispettare ancora di più. Ma nel momento in cui io violo volontariamente un NDA, perché di questo che stiamo parlando all'atto certo. Pratico, ma io sto mancando anche forse di professionalità, di rispetto nei tuoi confronti. Assolutamente. E questo si apre a tutti gli altri. Secondo me anche questa è la cosa forse importante che i lettori e chi guarda YouTube non capisce anche, no? E pensa addirittura, no, quella persona, ah cazzo, figata, ha fatto la cosa, è il primo al mondo a uscire questa cosa. Anche perché siamo in un contesto nel quale io, la mia azienda, il mio lavoro, i miei collaboratori, ma nel nostro settore della tecnologia, in Italia ci si conosce tutti, siamo tutti colleghi e spesso ci confrontiamo e parliamo. Se uno di noi buca un embargo per sua scelta, volontariamente, fa un danno a tutti gli altri che stanno alle regole, quindi è una regola non scritta, stiamo tutti alle stesse regole. Per spiegare meglio la cosa, forse ti racconto un aneddoto. Ero al CeBIT di Hannover sabato ed entro nel meeting più noioso della mia vita. Era più o meno mezzogiorno, noi saremmo ripartiti per tornare in Italia qualche ora dopo. Entro in questo meeting di un'azienda taiwanese piccolina e nel retro del boot vedo che c'è una macchina messa lì un po' nell'angolo. Entro, guardo, mi accorgo che ha due core. Athlon Dual Core. Si sapeva che dovevano arrivare, nessuno li aveva visti e sarebbero arrivati circa dopo un mese e mezzo. Quella era una macchina con un Dual Core. Cosa è successo? Sono volato in sala stampa, ho scritto un pezzo e l'ho pubblicato. E sono stato il primo al mondo a uscire con dei benchmark su un processore Dual Core. Che cosa ho fatto quando ho premuto invio e ho mandato in pubblicazione il pezzo? Ho preso il telefono, ho chiamato una persona di AMD Italia e le dico: senti, c'è un problema, hai un problema e questo problema sono io. Io ho fatto questa cosa in questo momento e so che fra 10 minuti il tuo telefono inizierà a squillare e tu sarai sommersa da una shitstorm incredibile. Mi dispiace, però io ho fatto il mio lavoro. Io non ero sotto embargo, non avevo ricevuto nessun tipo di comunicazione ufficiale o ufficiosa su quel prodotto e quindi mi sentivo libero di uscire, ma sapevo che quel mio comportamento, quella mia scelta, che giornalisticamente parlando era assolutamente lecita, avrebbe creato dei problemi. Morale della favola: è chi fa il pezzo che sceglie che tipo di comportamento tenere. A me cos'è costato quel pezzo lì? Mi è costato il fatto che non sono stato campionato quando è stato fatto il lancio ufficiale di quel prodotto. AMD mi ha boicottato per un paio di mesi. Al primo evento stampa in cui sono stato invitato ho portato 10 rose a questa persona di AMD come gesto per scusarmi.
E dato che c'è un rapporto molto amichevole tra me e lei, mi ha detto: ti tirerei un calcio negli zebedei. Ha detto un'altra roba, però mi ha detto così. E io l'ho guardata e ho detto: speriamo che faremo pace prima o poi. L'abbiamo fatta e siamo in ottimi rapporti. E quando raccontiamo questa cosa ci ridiamo sopra. Era scontato che io dovessi fare quella cosa perché era il mio lavoro, avevo avuto un'occasione di scoop pulita. Ma sapevo che questo poteva portare dei problemi a qualcuno. Quando lo si fa senza pensare alle implicazioni, o magari raccontando che uno ha avuto quel processore lì perché è in collaborazione con l'azienda, quando non è palesemente vero, perché non ha senso questa cosa, o uno lascia suggerire di avere un rapporto preferenziale con... Ecco, qui dico, hai fatto un gran danno a te stesso, per due motivi. Primo, che ti sei inimicato tutte le persone che fanno il tuo mestiere e che hanno l'esperienza, la serietà, la capacità di dire non ci si comporta così, perché non è nell'interesse di nessuno. In secondo luogo, ti bruci con tutte le aziende, perché se io lavoro per l'azienda A e il mio competitor è stato bruciato su una certa cosa, io mai andrò a lavorare con questa persona, perché domani freghi me. Non perché hai fatto un danno al mio competitor, allora sei mio amico, tutt'altro. Sei un nemico dell'industria, perché l'industria lavora rispettando i tempi. Quella informatica, quella automotive, quella delle scarpe, quella dei vestiti, quella degli occhiali, qualsiasi industria. Chiaro. Quello che tu hai raccontato, cioè tu hai fatto un'attività giornalistica, hai trovato, come dire, un'occasione per effettivamente fare uno scoop, come hai detto, e quindi hai detto faccio il mio lavoro anche questo e quindi faccio questa attività. Un'altra cosa era essere una, come dire, in una corsa, ok, e tu partire volontariamente prima di tutti gli altri, come quello che è stato fatto. Lì non è uno scoop, lì non è una attività giornalistica, lì è un barare. Sì, anche perché in quante persone al mondo conosciamo le caratteristiche tecniche di questo prodotto che è stato mostrato? Sì, ma voglia, è da un bel po'. Esatto. In questo momento potremmo uscire o potremmo essere già usciti con quelle informazioni, capisci? Assolutamente, non lo fai perché cerchi di lavorare in modo corretto rispettando le regole che sono quelle grazie alle quali ho avuto queste informazioni prima. A livello mondiale, ok, quindi le varie persone che adesso hanno visto lo youtuber italiano che è uscito per prima di tutti gli altri con... Come è visto? È visto come l'eroe italiano che è uscito con le informazioni o il furbetto italiano che ha voluto fare il furbo ma in realtà sta facendo solamente, insomma, le cose negative di cui abbiamo detto, quindi è visto su una luce non così positiva? Non avrei usato il termine furbetto, ma è corretto il tuo, il mio era un po' meno educato. Okay. Quindi usiamo quello da educanda, furbetto, e va benissimo. È assolutamente così. Io parlo con molti colleghi europei, abbiamo una chat interna con la quale ci scambiamo qualche consiglio, opinione, e vabbè, le battute sugli italiani stanno fiorendo a manetta dentro lì, perché va bene. Ma se fosse stato un tedesco a bucare sarebbe stata la stessa cosa, e non è mai... Io credo che sia un danno per gli operatori di settore, sia un danno, vabbè, non entro neanche nel merito dell'azienda perché possono anche fregarmene, però non credo che sia corretto, è un danno anche per l'utente. Quante volte ho visto un prodotto analizzato da voci diverse e queste voci non essere concordi tra di loro, però questa pluralità di voci permette al consumatore di farsi un'idea in modo diverso. Il punto è che manca questa pluralità dell'informazione e gli NDA servono proprio per questo, perché almeno ci allineiamo tutti e si esce tutti quanti in quel momento lì, e lì fai vedere qual è la tua professionalità, la tua capacità, non perché sei il primo. Già, perché è notizia di uno o due giorni fa, in base a quando ho pubblicato il video, che AMD ha deciso di rinviare l'uscita dei Ryzen perché ha riscontrato problemi, possibili problemi, di qualità nei processori stessi. A volte gli NDA servono anche a queste cose, perché nonostante, chiaramente non mi aspetti, no, che AMD possa in pochi giorni rendere migliore tutti i suoi processori, rimane il fatto che situazioni come queste, in cui sono stati fatti vedere dei test, precisi o imprecisi che siano, c'è la possibilità che quei processori utilizzati siano affetti da questi problemi di qualità. Quindi in ogni caso quei test non si possono considerare affidabili, perché quantomeno dovrebbero essere rifatti su processori che ufficialmente AMD valuterà qualitativamente all'altezza degli standard che si è prefissata e che poi saranno quei processori che tutti noi, che gli utenti, potranno veramente acquistare. Quindi non solo c'è stata una comunicazione raffazzonata, una violazione, ma è stata fatta anche su prodotti che AMD in questo momento ritirerà dal mercato.
Quindi, ricapitolando, non firmare un pezzo di carta, un NDA, non significa essere al riparo da ogni contestazione. Fare il finto tonto del tipo «Ah, ma davvero c'è un NDA, non lo sapevo?» è un comportamento immaturo e totalmente non professionale. Ci sono regole non scritte per qualsiasi settore e qui sono state violate. Non sei lo youtuber figo italiano che è uscito prima di tutti. Sei semplicemente quello che ha violato delle regole in maniera totalmente non professionale e non rispettosa di tutti. Perché è rispettoso nei confronti dell'industria, dei colleghi, degli utenti stessi a cui viene somministrata un'informazione unilaterale senza avere altre fonti per poter permettere di fare anche una valutazione migliore. Insomma, per me è letteralmente una sconfitta su tutta la linea. Chiudo semplicemente con il dire che qualsiasi cosa accadrà ora, io assolutamente non mi abbasserò a reazioni, no? Come dire, da parte di YouTube, quelle guerre stupide di botte e risposte che a volte nascono perché chiaramente voglio mantenere un determinato livello di professionalità. Perché, ripeto, qui non c'è giustificazione a quello che è successo. Nessuna.